Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è il panettone fatto in casa, soffice e profumato. Gli ingredienti sono scritti anche per esteso nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso procediamo a realizzarlo. Preparo il lievitino. Metto il miele all'interno di un contenitore e ci sbriciolo il lievito di birra all'interno. Mescolo il tutto facendolo sciogliere. A questo punto aggiungo l'acqua e la farina, alternandola, mescolando bene il tutto. Copro con pellicola trasparente e metto nel forno preriscaldato a 28 gradi a lievitare fino al raddoppio del volume. Il lievitino ha raddoppiato il proprio volume, preparo il primo impasto. Metto la farina all'interno del contenitore della planetaria, aggiungo l'acqua, lo zucchero ed inizio ad impastare. Inserisco i tuorli e continuo ad impastare bene, perlomeno per 5 minuti. A questo punto posso aggiungere il lievitino ed impasto ancora fino ad ottenere un composto bello elastico. Ogni tanto fermo la macchina e raccolgo l'impasto all'interno. Ho lavorato bene il composto fino a farlo diventare elastico, lo raccolgo e metto il burro in due volte. Intanto la prima parte e lo faccio assorbire completamente e poi inserirò la seconda, continuando a lavorare l'impasto sia nella prima fase che nella seconda fase perlomeno per 5 minuti. Il primo impasto è pronto, lo rovescio sul piano di lavoro imburrato e lo pirlo. Formo un panetto, lo metto all'interno di una terrina, copro con pellicola trasparente e metto a lievitare nel forno preriscaldato a 28 gradi, perlomeno fino a quando non avrà triplicato il proprio volume. Nel frattempo metto l'uvetta a bagno e preparo la scorza di limone e di arancia. Ovviamente le scorze dovranno essere di agrumi non trattati. Preparo gli aromi. Prendo del miele, lo metto in un contenitore e ci aggiungo la scorza di limone e la scorza di arancia e dell'estratto di vaniglia profumato. Mescolo il tutto, copro con pellicola trasparente e metto via fino al momento dell'utilizzo. Ed ecco il composto che ha triplicato di volume, lo sgonfio e lo inserisco all'interno del contenitore della planetaria. Aggiungo la farina, i tuorli, lo zucchero ed inizio ad impastare il tutto per 10 minuti, dovrò ottenere un composto ben elastico. Ogni tanto fermo la macchina e stacco il composto che si deposita sulle pareti del contenitore e riprendo ad impastare. Posso aggiungere il sale e di seguito gli aromi che avevo preparato con miele, scorza d'arancia, limone, estratto di vaniglia. Continuo ad impastare il tutto facendolo integrare bene. E a questo punto posso aggiungere il burro. Andrò ad aggiungerlo in due volte. Faccio assorbire bene la prima parte e poi aggiungo la seconda, sempre facendola assorbire bene. L'impasto del panettone è pronto. Adesso preparo l'uvetta. La tolgo dall'acqua, la tampono con uno Scottex e controllo l'elasticità del mio impasto. A questo punto posso inserirla all'interno. Se volete potete mettere metà uvetta e metà canditi oppure gocce di cioccolato. Una volta inserita l'uvetta faccio andare la planetaria per qualche minuto. Il composto è pronto, copro con pellicola trasparente e lo lascio rilassare per mezz'ora. Dopo mezz'ora imburro il piano di lavoro e ce lo trasferisco. Effettuo un giro di pieghe, prima da un lato e poi dall'altro, formo un panetto e il panettone è pronto per essere inserito all'interno dello stampo. Imburro bene le mani e lo inserisco all'interno. Copro con pellicola trasparente e lo metto nel forno a lievitare. Sempre forno preriscaldato a 28 gradi. Dovrà lievitare fino a un centimetro dal bordo dello stampo. Il panettone è ben lievitato, tolgo la pellicola trasparente e lo lascio all'aria per circa 30 minuti. Dopodiché faccio delle incisioni a croce, facendo attenzione a non rovinare la lievitazione,
e metto un fiocchetto di burro al centro. Metto una ciotolina con dell'acqua per mantenere l'umidità all'interno del forno. È arrivato il momento di infornare il panettone. Intanto in forno caldo statico a 180 gradi per 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, abbasso il forno a 160 gradi e procedo la cottura per altri 30 minuti, per un totale di 45 minuti circa. Se durante la cottura vedete che si scurisce troppo sulla superficie, mettete un foglio di carta stagnola e procedete la cottura. Ed ecco il panettone pronto. A questo punto lo dovrò far freddare capovolto. Quindi lo infilzo con uno spillone e lo capovolgo a testa in giù all'interno di una pentola. Il panettone si è completamente freddato, l'ho lasciato freddare tutta la notte, tolgo lo spillone e adesso posso conservare il panettone nelle apposite buste per alimenti. Prima di inserirlo all'interno, do una spruzzata con dell'alcol a 95 gradi, l'alcol alimentare che di solito utilizziamo per la realizzazione di liquori. In tal modo non si andranno a creare, passando i giorni, delle muffe alimentari e la busta sarà sanificata. Adesso provo assaggio. È morbidissimo, super profumato, elastico e buonissimo. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, pollice in su e condividetela sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!